Buon pomeriggio, facciamo il punto sull'emergenza coronavirus e partiamo dai dati aggiornati a ieri sera diffusi dalla regione. In Lombardia i positivi sono 78.605, siamo cresciuti di 500 unità, in provincia di Lodi 3.114 più 52, il dato risente dei 32 casi positivi di Livraga, Milano siamo a 20.398 più 144 casi. La ex zona rossa vede Codogno con 365 positivi più 3, Casale 238 più 2, Castiglione 210. Lodi città 664 positivi più 2, Sant'Angelo 156 più 2, Borghetto 134. Abbiamo detto di Livraga che ha registrato una crescita importante legata ai tamponi della casa di riposo, siamo a 61 contagiati totali. Per quanto riguarda l'area della provincia di Milano, Melegnano 242, San Giuliano 239, San Colombano 159, San Donato 152, Mediglia 133, Paullo 94. Oggi siamo al Parco Tecnologico Padano, dove dai primi giorni di aprile si analizzano i tamponi che arrivano dal territorio. Siamo con il dottor Vittorio Lucchini, che è il responsabile ricerca e sviluppo del Parco Tecnologico. Quanti tamponi avete già analizzato e da dove arrivano i tamponi? Oramai abbiamo analizzato più di 9.000 tamponi che vengono essenzialmente dalla ST di Lodi e poi soprattutto anche da tutte le RSA del territorio lodigiano e ultimamente anche da alcune aree esterne a Lodi come anche la SST di Bergamo. Quindi diciamo che è una situazione in continua crescita, diciamo, di servizio al territorio.